raccontarci? Io non svelo nulla, Ambra, di che cosa stiamo per vedere? Allora, loro sono un gruppo di ballerini sordi, quindi non sentono nulla. Danzano, seguono il ritmo ovviamente, e mentre danzano segnano. Non devono esistere barriere. La maggioranza udente si considera normale, ma in realtà tutte le persone sono diverse l'une dalle altre, tutte le persone sono uniche, sono ricche e si possono creare degli scambi. Grazie! Grandissimo Italia! Complimenti! Bravissimo. Grazie! Le applicazioni, le app che si sviluppano nello store devono avere delle particolari attenzioni non solo per i non vedenti, per tutte le categorie di disabilità. Perché accessibilità non è non vedere, ma è utilizzare degli strumenti con la testa, degli interruttori con i piedi. Tutto questo deve essere supportato dalle tecnologie. Cioè, tutti usiamo il telefonino, whatsappiamo, messaggiamo, facciamo i biglietti del treno. Certo. Per noi è fondamentale, è importante, per loro lo è molto molto di più, perché consente l'autonomia. Cioè, il cieco che prima doveva andare in stazione, farsi accompagnare, certo, a fare il biglietto, il poterlo fare con un'app fa una differenza enorme, molto più di quello che può fare per noi. Festival. È evidente che la tecnologia digitale sia un aiuto, no? Rispetto a decenni fa, con l'analogico era molto più complicato, ma evidentemente non è sufficiente parlare di digitale per dire che è già accessibile. Ad oggi ci preoccupiamo sicuramente di come portare più utenti sul sito, di come rendere più potente e amplificare un messaggio, ma realmente Internet dovrebbe essere in primis accessibile. Basta niente. Pensate accessibile.